Ora che hai deciso di dedicare un po' di tempo per la pace nel mondo, mentre ti siedi in meditazione, sentiti anche parte di quell'immenso organismo di donne, uomini e bambini che si siedono insieme per unirsi in questo intento, ciascuno come una cellula luminosa che dona la propria luce per il benessere collettivo. Potremmo non stare meditando proprio tutti in questo momento, ma ogni settimana nel mondo centinaia di migliaia di persone lo fanno e molte di queste sono consapevoli di essere parte di una grande collettività. Per un minuto, sentiti dunque seduto in mezzo a questo cerchio di esseri, come una cellula che vibra. Ora, prima di meditare per il mondo di fuori, concediti di osservare quello di dentro, le tue guerre interiori, i tuoi attriti, i tuoi conflitti, tutto ciò che in questo tempo della tua vita puoi percepire in te come simile alla separazione che la guerra genera. Non importa quanto grandi o piccoli siano questi conflitti che senti, osservali e accettali. Perdona te stesso sapendo che stai facendo il meglio che puoi e rinnovando la tua volontà di fare ancora meglio. Per 3 minuti osserva e accetta ogni guerra interiore. Chiedi perdono per ogni sofferenza subita o creata e sii consapevole che proprio così comincia la guarigione del mondo.
Bene. Ora lascia che la tua consapevolezza venga trasportata in alto, su, sempre più su, oltre lo spazio dove si trova il tuo corpo, alta nel cielo e oltre, fino al grande spazio da dove puoi osservare il tuo pianeta. Come tanti punti luminosi sulla superficie di questo pianeta, vedi tutti coloro che meditano per la pace e l'armonia, per la bellezza e il risveglio. L'intera superficie è costellata di punti luminosi, ciascuno una cellula che come te invia la sua luce. Proprio come in una rete di neuroni, vedi ora ciascuna tra queste cellule luminose allungare i suoi filamenti di luce a raggiungere quelle vicine. L'intero pianeta si copre così di una rete luminosa e pulsante. E mentre osservi questo processo, senti anche di farne parte, senti di nutrire la sua energia. Ora invia energia all'intera rete planetaria, come meglio sai, qualsiasi pensiero di amore, perdono, bellezza, va bene. Lascia cantare il tuo cuore. Lascia che si apra come vuole. E per 3 minuti invia al pianeta la tua pace.
Molto bene. Ora offriamo la pace anche a coloro che conoscono solo la guerra. Tutti i carnefici, tutti i tiranni, tutti coloro che scelgono di servire il male in ogni forma e misura. Proprio come hai inizialmente fatto per te stesso, accetta tutti costoro e concedi loro la tua luce. Per renderti più facile l'esperienza della compassione, puoi vederli come bambini, poiché anche loro lo sono stati, bambini che si sono persi, che si sono confusi, che hanno imboccato la strada oscura perché cercavano disperatamente l'amore, ma l'hanno confuso con il potere e la violenza. In mezzo al cerchio di cui fai parte, immagina ora una grande vasca di energia d'amore ed invita a bagnarvisi tutti i carnefici, sia quelli che incontri nella tua vita, sia quelle figure pubbliche che hanno colpito la tua attenzione, tutti coloro che ora ti vengono alla mente, invitali qui. I prossimi 3 minuti sono dedicati alla compassione e al perdono. Grazie. Ora invita in questa stessa vasca tutti
tutte le vittime delle guerre, tutti quegli esseri che ogni giorno soffrono per l'ignoranza altrui. Invitali qui e dona loro un po' di guarigione, perché possano distillare bene l'insegnamento della sofferenza e perché possano perdonare, spezzando il circolo vizioso del conflitto. I prossimi 3 minuti sono dedicati a loro. Bene, ora torna a vedere il pianeta dallo spazio, con la sua rete di cellule luminose e pulsanti. Sentiti nuovamente parte di questa rete e nutrila con la tua luce. Invia in essa energia dedicata al risveglio della coscienza, perché tutti possano svegliarsi sempre più rapidamente dal sonno dell'illusione quotidiana, uscendo dalla spirale delle azioni e delle reazioni, imparando ad accogliere, perdonare e trasformare. Ancora per 3 minuti. E fino al termine della musica, continua a nutrire questo intento di risveglio. Grazie per la tua presenza di oggi.